Bentornati sul canale 9000 giri e elaborazioni. Oggi fa veramente un freddo, qua dentro si sta bene, ma fuori fa un freddo micidiale, quindi cerchiamo di stare nella tana, che così soffriamo meno. Allora, oggi parliamo di Ford, in maniera particolare Fiesta. Questa è una Fiesta ST MK8, diciamo che è l'ottava serie delle Fiesta, quindi fa parte di quella categoria di vetture estremamente longeve che nascono proprio dalla prima serie, quindi hanno fatto veramente la storia di questo marchio, hanno avuto un successo incredibile. Questo appunto, come dicevo, è l'MK8 e la particolarità di questa Fiesta è il fatto di avere un motore 1.5, quindi proprio come ultima tendenza è quella di utilizzare questi 1.5 tre cilindri. E al di là dei tre cilindri, la cosa veramente incredibile è che sviluppa 200 cavalli, quindi un 1.500, tre cilindri, 200 cavalli, fino a un po' di anni fa era praticamente, come dire, nei sogni, cioè non, hanno realizzato, questa è un po' la tendenza di tutte le case, di sviluppare questi motori turbo benzina ad alta efficienza, quindi andando anche a risparmiare sul peso, ma soprattutto tirando fuori un rapporto di potenza e di coppia. È una macchina che, come rispetto al peso, rispetto alla potenza, arriva tranquillamente sopra i 230 all'ora, quindi è ovviamente nei punti in cui uno se lo può permettere, sconsigliamo di farlo, diciamo, utilizzo stradale per ben ovvi motivi, quindi tecnicamente è una macchina che arriva, diciamo, oltre i 230 all'ora. Le altre differenze di questa vettura, diciamo, è una vettura molto ben congegnata, al di là del motore, per quanto riguarda l'assetto, quindi è stato fatto un assetto, soprattutto è stato, mi sono documentato un attimo prima di fare questo video, è stato sviluppato un assetto soprattutto sulla parte posteriore come molle, brevettato in maniera specifica per questa macchina, quindi un assetto sportivo dedicato in maniera specifica a questa macchina. Altre particolarità, purtroppo solo come opzione, il fatto che si può richiedere il differenziale autobloccante, quindi già una chicca come il differenziale autobloccante, diciamo, è caratteristica di macchine che hanno alte prestazioni, quindi l'unico peccato appunto è il fatto che viene dato solo come opzione. E ultima caratteristica, sempre a livello di motore, un po' la caratteristica che hanno le macchine sportive di ultima generazione, c'è la possibilità con un tastino di sviluppare il launch, di effettuare il launch control, cioè di avere un'accelerazione il più efficace possibile per evitare che patinino le ruote. Quindi diciamo che una descrizione tecnica di questa macchina la caratterizza come macchina sportiva piccola ma molto, molto efficace. Venendo a quello che ci ha chiesto il cliente, un cliente che abbiamo appunto, si è rivolto a noi abbastanza recentemente, quello che ci ha chiesto in sostanza è cominciare a mettere a posto l'impianto frenante all'altezza delle prestazioni della macchina, tanto per intenderci. Questo è il disco di serie, non lo tiro su perché mi sporco, comunque il fatto che sia così scalinato ha determinato il fatto che il cliente doveva per forza intervenire sostituendo quantomeno dischi e pastiglie anteriori. Secondo me, si vede anche dalla colorazione della pista frenante, diciamo che dal mio punto di vista, non so esattamente il diametro, mi sembra che sia un 2,78 se non mi ricordo male, quindi non è un diametro così elevato, potevano fare qualche cosa di meglio a livello di diametro generale, anche perché appunto i cerchi avrebbero contenuto senz'altro un diametro di almeno un centimetro e mezzo maggiore. Si vede che il cliente l'ha utilizzata in maniera sportiva perché la parte, diciamo, colorata, un po' più scura, determina, diciamo, il fatto che il disco abbia preso delle scaldate, si vede perfettamente, sono proprio la caratteristica del fatto che quando il disco scalda la temperatura arriva a un livello così elevato che si creano appunto delle cricche. Difficilmente si creano delle cricche su un disco liscio, di solito si creano su dischi forati. Se si creano sul disco liscio vuol dire che il cliente è veramente arrivato al limite. Detto questo, abbiamo smontato, attenzione, detto questo abbiamo optato, come abbiamo fatto per tanti altri casi, per mettere a posto, quantomeno abbiamo iniziato con la parte anteriore, e qui è stato fatto un lavoro direi completo. Mirko ha montato, iniziamo dalla parte, diciamo, nascosta, chiamiamola così, questi sono
i tubi freno dell'ABC, non so se si intravede appunto il marchio ABC, abbiamo quindi sostituito, eccolo lì, ABC, abbiamo sostituito i dischi, le tubazioni freno in gomma con tubi freno di derivazione aeronautica, si chiamano tubi freno in maglia metallica. Questo serve per evitare la dilatazione della gomma per due motivi, o per una questione di vetustità, se la macchina ha più di 5 anni, la gomma ovviamente avendo dentro un olio che come ho spiegato tante volte è altamente corrosivo, tende a diciamo smollare la gomma e a creare quello che è l'effetto polmone. In questo caso viceversa il problema è sul discorso del surriscaldamento, quindi un disco in gomma, se il cliente usa la macchina a livello sportivo chiaramente si crea un innalzamento della temperatura, bisogna anche verificare, infatti una delle cose che abbiamo fatto è aver cambiato l'olio, spurgato il circuito e messo un olio con un grado termico maggiore rispetto al grado termico che solitamente è montato di serie. Di solito i gradi termici vanno appunto DOT 3, DOT 4, DOT 5, si arriva fino al DOT 6. Noi quello che utilizziamo è un DOT 4, un DOT 4 Plus, che è il, diciamo, il livello massimo sportivo stradale. Dal DOT 5 compreso in avanti lo sconsigliamo a un grado termico ancora maggiore, però è altamente igroscopico e quindi questo significa che andrebbe cambiato ogni anno in sostanza. Mentre un olio, un DOT 4, un DOT 4 Plus, si cambia tranquillamente ogni due anni e mezzo, quindi diciamo che ha più del doppio di tempo per effettuare la manutenzione. Quindi olio freni adeguato, tubi freni in maglia metallica e poi la parte di attrito. La parte di attrito che riguarda sempre, noi l'abbiamo spiegato tante volte, utilizziamo come marca prioritaria la ABC, che è una ditta inglese altamente performante, con un rapporto qualità-prezzo dal nostro punto di vista oggi imbattibile, cioè non c'è Brembo, Targo, non ci sono ditte che tengano un rapporto qualità-prezzo come l'ABC. Questo qui sopporta delle temperature maggiori, l'importante è non andarla a stressare, perché sennò le cricche sarebbero partite poi dal foro. Quindi in questo caso questo tipo di lavorazione serve per eliminare il gas che si crea fra la pastiglia e il disco e eliminare quello che in gergo si definisce un effetto fading, cioè dove si allunga la frenata. La stare attenti all'utilizzo in pista, perché dopo uno si lascia prendere la mano, torna a casa e dice caspita, ho le gomme che vibra o i dischi che sono a zero, le gomme completamente lisce. Quindi attenzione a andare in pista con criterio. 5 mescole diverse che partono dalla Ultimax o la Green Stuff, tanto per intenderci, che sono più o meno la mescola di una pastiglia di serie, fino ad arrivare alla mescola blu, che è la più performante, una pastiglia sportiva diciamo che va messa in temperatura e quindi la sconsigliamo a livello stradale, perché per avere l'efficacia migliore bisogna appunto metterla in temperatura, quindi quella va bene solo a livello agonistico. Il massimo a livello sportivo e stradale c'è la rossa e colorazione migliore è la gialla, quindi noi quando occupiamo a un disco sportivo mettiamo sempre la pastiglia gialla. Io direi che per questa macchina, per questo lavoro è tutto. Come al solito vi invitiamo a consultare il nostro sito www.9000giri.it, andate a verificare qualunque tipo di vettura, al di là dei lavori che facciamo, delle tipologie di lavoro, andate nell'archivio elaborazione dove ci sono più o meno 3500 schede vettura, inseriremo chiaramente anche il video e la scheda di questa Ford. Cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per aiutarci a crescere. Il canale sta andando molto bene, ringraziamo tutti che ci stanno seguendo con assiduità. Se vi iscrivete, chiaramente ci date una mano a far crescere sempre di più il canale e diffondere quello che è il nostro tipo di lavoro, che vedo che sta interessando parecchio. Alla prossima, grazie.